Prosegue la lunga estate a retina di cantieri. A luglio hanno infatti preso avvio anche i lavori in zona Trento Trieste con il progetto di restauro delle porte del tratto di mura, compreso tra il gioco del pallone e la scuola Pio Borri. Probabilmente riusciremo a fare anche qualcosa più perché la gara è andata abbastanza bene, c'è un discreto ribasso, quindi probabilmente riusciremo ad allungarci ulteriormente. Quindi sarà un restauro completo della parte muraria e della porta, quindi tutta la porta sia della struttura esterna ma anche del portone ligneo. I lavori dureranno circa 6 mesi e quindi per i primi mesi del 2019 avremo finalmente questo accesso alla città nuovo, restaurato e ben fruibile da parte degli utenti. Dal punto di vista visivo vedremo delle mura completamente restaurate con delle fughe messe a nuovo, con le pietre mancanti ovviamente messe a posto, con un ripristino complessivo del paramento murario, quindi sarà un effetto molto molto bello. Qual è l'investimento? Si parla di 450.000 euro di investimento complessivo da quadro economico e quindi una cifra abbastanza importante, totalmente finanziato con risorse comunali. Prosegue insomma questa lunga estate di cantieri? Sì, quest'estate e questo autunno saranno ricchi di cantieri, sono oltre 100 i cantieri che andremo a inaugurare nel corso di questi mesi. Tante le opere sia sui cantieri stradali, scolastici, di restauro, molti molti interventi, ci sono stati 3 anni di programmazione, di ricerche di risorse e di progettazione, oggi finalmente cominciamo a vedere la luce delle cose più importanti.